La casa di Puccini al Marco Polo è andata. Andata a Lucca e ormai amen. Ma se alla fine fosse l'intero festival pucciniano di Torre del Lago ad andarsene, e non al di là dal monte, ma a farsi benedire? Perché ormai, mentre la politica battibecca su antiche questioni di campanile, che più che campanili, coi tempi che corrono, sembrano pollai, dal teatro sulle rive del Massaciuccoli, a chi volesse avere informazioni, siano semplici cittadini, turisti o riviste e TV specializzate e non, arrivano solo grossi punti interrogativi. A 2 mesi dall'ipotetica overture, il festival pucciniano non sa nemmeno chi saranno artisti e interpreti delle 2 confermate, ovviamente col punto interrogativo, Tosca e Madama Butterfly, vecchi allestimenti, dopo aver accantonato al 2013 la coproduzione della prima con Torino, Monte Carlo e Valencia. Lo stesso 2013, per il quale, si legge in un comunicato del comune, il sindaco Lunardini ha ricevuto notizie dirette e indirette dai parlamentari di zona in merito a finanziamenti costanti. Allora c'è da fare presente a parlamentari di zona e politici locali che altri festival come il Rossini o teatri come quelli di Palermo pare abbiano già estorto al tanto sfuggente ministro ai beni culturali Lorenzo Ornaghi cifre che mettono al sicuro l'anno corrente e che, manco a dirlo, sono superiori a quanto richiesto da Torre del Lago. Per il 2012, scrive il sindaco, gli uffici sono ancora al lavoro sulla tassa di soggiorno. Ma quanto tempo serve ancora? Quando il pucciniano conoscerà, nero su bianco, con delibera, le sue possibilità per un cartellone già decisamente in ritardo? Nel frattempo, nell'auditorium del teatro, 260 musicisti fanno audizione per un'orchestra che chissà da chi verrà pagata.